Questa è la EQE SUV, la Mercedes EQ più importante di tutte, perché se la EQS è riservata a chi cerca il lusso e la EQE è invece pensata per il business, questa invece è pensata per un utilizzo a 360 gradi anche per le famiglie che hanno bisogno di spazio, vogliono tanta tecnologia e un'autonomia fino a 590 km e perché no, magari anche per chi vuole guidare, perché laggiù, la vedete, c'è la prima variante AMG. Voi iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate la campanella e vi racconto tutto. E mentre Ola Kallenius, il CEO di Mercedes, rilascia qualche intervista, io vi faccio vedere nel dettaglio la EQE SUV, che è piuttosto compatta in realtà anche rispetto a quello che può sembrare dalle immagini, perché è lunga 4 metri e 86, quindi più corta della EQE, è larga 1,94 m, alta 1,68 m e ha un passo di 3 metri e 03. Ma su questo ci torniamo, perché come sugli altri modelli EQ ci sono le ruote sterzanti dietro. Da un punto di vista estetico è molto piacevole alla vista, perché di persona si vede quanto in generale la linea sia molto fluente, fluida, ben riuscita, anche grazie a soluzioni come uno sbalzo posteriore molto ridotto. E questo comunque ha fatto sì che da un punto di vista aerodinamico il risultato sia ottimo. Ancora non è stato comunicato il CX, ma promette veramente veramente bene grazie a tantissime soluzioni, tra cui ad esempio vi faccio vedere questi dettagli dei deflettori posti sul passaruota, in maniera tale che vengano limitati i vortici e che vengono generati dalle ruote, in questo caso da 22 pollici il massimo che si può avere sulla EQE, il minimo è 19, con un disegno anche loro in gran parte carenato ma comunque dissimulato dai due colori utilizzati. Ha una funzione aerodinamica anche il predellino, così come le maniglie che avete appena visto fuoriuscire dalla portiera, che tra l'altro per i più nerd vi faccio vedere hanno la chiusura assistita anche loro, come le auto di gran lusso. Mi piace questo dettaglio tridimensionale del gruppo ottico, che come su tutti gli altri modelli EQ si estende su tutto il portellone. Mi piace meno invece questo dettaglio, che nel paraurti inferiore scimmiotta un po' due terminali di scarico, che in realtà ovviamente non ci sono, perché questa è un'auto totalmente elettrica, lo sappiamo, ma la caratteristica è che può avere due motori elettrici, non soltanto sull'asse posteriore, quello è il caso della 350 Plus di cui vi parlo dopo, ma come nel caso della 350 4MATIC o della 500 4MATIC, i motori elettrici sono due e posizionati appunto sugli assi. Vi parlo nel dettaglio dopo delle versioni, ma vi dicevo dell'asse posteriore, esatto, è sterzante fino a 10 gradi e questo consente di far passare il diametro di sterzata da oltre 12 metri ad appena 10 metri, quindi una differenza enorme anche in quelle situazioni in cui la EQE SUV dovrà vedersela e con un traffico intenso e con delle svolte strette come i contesti cittadini. Al frontale è qui che si percepiscono le maggiori differenze rispetto alla EQS SUV, con un gruppo ottico che ha una sorta di bombatura qui in basso, ma per il resto il design è molto molto simile alle altre EQ, forse un po' troppo, un po' di carattere in più, una differenziazione non le avrebbe fatto male. Come dicevamo, la sigla 500 va a identificare praticamente la top di gamma della famiglia EQE SUV, a parte la AMG che entra, vedete laggiù, ma che vi faccio vedere più avanti. Ha una potenza di 300 kW, quindi circa 400 cavalli, 858 Nm, veramente tantissimi,
e la trazione, come dicevamo, integrale. Ma ci sono altre due versioni, la 350 Plus e la 350 4MATIC, rispettivamente da 290 cavalli, 565 e 765 Nm. Chiaramente a differenziarle è appunto la presenza della trazione integrale. L'autonomia per la 350 Plus dichiarata va fino a 590 cavalli, sulle altre versioni fino a 550, diciamo il range è di circa 480-550 km. L'architettura è a 400 volt, questo significa che la potenza di ricarica massima è di 170 kW in corrente continua, quindi un po' inferiore, ecco, rispetto ad altre auto basate su voltaggi a 800 volt, mentre in corrente alternata il caricatore accetta fino a 22 kW. La piattaforma, ve lo ricordo, è la EVA, Electric Vehicle Architecture, che ha già debuttato con EQS e poi si è estesa a tutti gli altri modelli. Secondo voi ci sarà mai qualcuno che la può portare in fuoristrada? Ma io dico di no. Eppure la EQ SUV una mappa off-road ce l'ha. Chiaramente parlo per le versioni con trazione integrale, e nel caso delle sospensioni pneumatiche l'auto è anche in grado di sollevarsi di 3 cm, mentre al contrario, quando in realtà va più veloce, quindi penso per esempio all'autostrada, in quel caso è in grado di abbassarsi di 1-2 cm per migliorare l'aerodinamica, appunto. E oltre alla mappa off-road, chiaramente ci sono tante varie altre modalità di guida. Tra l'altro l'off-road fa sì che ogni ruota singolarmente possa essere calibrata nel grip per avere il massimo della trazione. E non vi ho detto invece della batteria, che non è stata ancora confermata, ma quasi sicuramente è la stessa che abbiamo visto sulla EQE, quindi 90,6 kWh di capacità. La capacità del bagagliaio parte da 520 litri. Tra l'altro questa configurazione bianca mi consente di farvi vedere non soltanto la volumetria regolare, ma anche farvi apprezzare la qualità dei materiali di rivestimento. Il divano si abbatte in configurazione 40-20-40, qua sotto tra l'altro c'è parecchio spazio per riporre altri oggetti. E per quanto riguarda gli interni, invece, torniamo a quel discorso che già è stato visto sulla EQS e sulla EQE berlina dell'Hyperscreen. Ma mentre i colleghi parlano, vi faccio vedere come sto seduto qui dietro. Avendo un'architettura completamente elettrica, non c'è un tunnel qui al centro, questo vuol dire che chi siede qua sta veramente veramente comodo, e il passo di 3,03 m fa sì che ci sia veramente tanto spazio anche per chi è alto oltre 1,90 m come me. Lo stesso vale anche per quanto riguarda il tetto panoramico. Ma tornando appunto all'Hyperscreen, c'è uno schermo da 12,3 pollici dietro al volante, uno principale da 17,7 pollici al centro, e poi c'è un display per il passeggero, anche questo da 12,3 pollici. La cosa interessante poi è che questo display è dedicato esclusivamente quindi al passeggero anteriore, che può magari durante il viaggio guardare la televisione, un programma in streaming e quant'altro. C'è una telecamera che capisce quando il guidatore sta guardando però quello schermo e allora lo offusca in maniera tale che non si distragga. Tutto l'infotainment è aggiornabile over the air, perciò ci sono tantissime funzioni tuttora, ce ne sono tante altre che arriveranno, così come un pacchetto che
include tantissimi servizi di streaming musicali, video e non solo, anche giochi per esempio. Interessante per quanto riguarda la gestione dei viaggi in elettrico, il sistema di navigazione, che è sempre connesso ed è in grado di calcolare i percorsi dei viaggi tenendo conto di quelle che sono le situazioni del traffico, quindi in tempo reale, ma anche lo stile di guida, le soste di ricarica che vanno fatte, i costi delle colonnine che incontreremo lungo la strada e tanto tanto altro. Il bello è che, appunto, come vi dicevo, tutto questo display si aggiorna tramite internet e di conseguenza non solo c'è sempre un miglioramento continuo di quelle che sono le funzioni già presenti, ma si vanno sempre ad aggiungere nuove funzionalità. Qualora i 400 cavalli della 500 non vi bastassero, AMG ha pensato a voi. Ecco il primo SUV AMG elettrico della storia. Si chiama chiaramente AMG Eque SUV e vi dico subito, la potenza è disponibile con 625 cavalli oppure con l'AMG Package Plus potete semplicemente salire a 685 cavalli. Davvero niente male per un'auto molto interessante, destinata a rimanere negli annali appunto per aver portato a debutto il marchio di Affalterbach sulle elettriche, e tra l'altro ne va molto fiera, ve lo faccio vedere anche sul cofano, è la prima ad averlo e questa è soltanto una delle caratterizzazioni, perché i cerchi vanno da 21 a 22 pollici, la trazione chiaramente è di tipo integrale, questa è l'unica tipo di trazione disponibile, tra l'altro assolutamente variabile a seconda delle modalità di guida, per avere un grip pazzesco, una comunque predilezione per il posteriore. E vi dico le prestazioni: 0-100 si fanno in 3 secondi e mezzo, qualcosa di veramente assurdo, mentre la velocità massima è di 250 km/h, ma voglio salire dentro perché chiaramente ci sono delle caratterizzazioni specifiche. Vedo già il rosso di Affalterbach su questa Alcantara sulle imponture e i toni sono decisamente più scuri rispetto a quanto abbiamo visto prima col carbonio sul tunnel e tinte molto più sportive, come ad esempio anche il volante sportivo, vedete, con i due display per le modalità di guida. La Eque SUV viene prodotta in Alabama, a Tuscaloosa, e arriva in Europa nella prima metà del 2023 con dei prezzi che devono ancora essere confermati, ma che dovrebbero aggirarsi attorno agli 80-90 mila euro. Fatemi sapere che cosa ne pensate e se pensate che questa possa essere, come dicevamo all'inizio, veramente il modello chiave per l'espansione del marchio EQ nella fascia alta della gamma e del mercato.